Vediamo di risolvere una volta per tutte questo problema di come si fa a respirare quando faccio gli esercizi di bodybuilding. Perché la domanda classica di tutti i ragazzi al trainer è: come devo respirare quando faccio panca? Come devo respirare quando faccio stacco? Come devo respirare quando faccio le alzate laterali? Come devo respirare quando faccio quello che devo fare? Ora, seguitemi bene. Qualsiasi esercizio di bodybuilding prevede due fasi, una positiva e una negativa. Una concentrica, dove il muscolo si contrae, e una eccentrica, dove il muscolo si allunga. Una dove faccio fatica e una dove semplicemente devo resistere al carico che comunque va nella direzione opposta di dove io vorrei tirarlo o spingerlo. Bene, una volta che ci è chiaro questo, ci deve essere anche chiaro che noi abbiamo più forza nel momento in cui buttiamo fuori l'aria. Vi faccio un esempio facile, senza andare in cerca degli studi scientifici e quant'altro, che sono molto teorici e magari poi però nella pratica non sono così riscontrabili. Se a voi vi rimane l'auto in panne, rimanete senza benzina e dovete spingere l'auto, fateci caso, vi mettete lì e cominciate a buttare fuori l'aria, perché state facendo fatica. Non tirerete mai dentro l'aria mentre spingete, ok? Ma a dirla tutta, il massimo della forza ce l'abbiamo in apnea. Pensiamo ai professionisti del powerlifting. Quando loro fanno le loro alzate, panca, stacco, squat, provate a guardarli. Caricano l'aria prima di partire, fanno la ripetizione e fine della ripetizione buttano fuori l'aria. Ricaricano l'aria prima della ripetizione successiva e via così. E questo è il top. Sempre senza andare in cerca di studi scientifici, guardiamolo nella pratica di tutti i giorni. Lo stitico, per cagare, tiene l'aria dentro e spinge, se no non caga. Più chiaro di così, ok? Ora, viene semplice poi capire quindi come dovrete respirare nei vari esercizi. Ora, se può essere abbastanza intuitivo nello squat o nello stacco, che lo squat, c'ho il carico, scendo, per forza di cose, la fatica la faccio a salire, quindi metto dentro l'aria scendendo e la butto fuori salendo, a meno che appunto non voglio fare il top, che carico prima, tengo l'aria e butto fuori alla fine. I dubbi salgono quando vengono i gruppi piccoli, i bicipiti. Quando faccio bicipiti, come respiro? Allora, butto fuori l'aria nella fase concentrica, quella positiva, quella dove faccio fatica, e quella dove il peso va da solo, tiro dentro l'aria. Ma ancora più il punto cruciale ce l'abbiamo con le alzate laterali, perché per qualche convinzione amena o qualche teoria del 1300 avanti Cristo, c'è chi insegna ancora che quando si alza bisogna inspirare, forse perché si apre la cassa toracica, non lo so, ma ragazzi miei, fateci la prova, fate voi la prova, provate a fare l'esercizio inspirando, alzando, e vedete quanto carico sollevate. Poi provate a fare come dico io, cioè butto fuori l'aria alzando, perché quella è la fase concentrica, dove il muscolo si contrae, dove faccio la fatica, la fase positiva. Butto fuori l'aria e inspiro scendendo. Fate la prova e poi mi fate sapere. E mi auguro di aver contribuito nella soluzione di questo fantastico problema, che però una volta per tutte abbiamo risolto.